Dopo la partita contro il Napoli, più fiducia nella salvezza. Dopo la partita contro il Napoli, lei è più fiducioso per la salvezza del Palermo. Veramente siamo in Serie B. No. Ci salveremo, io penso. Perché ha giocato bene con il Napoli. Si è difeso, non che ha giocato bene. Il tiro in porta non l'ha fatto. Però, peccato che potevamo prendere anche un punto, già era qualcosa di positivo. Guarda, non mi occupo di calcio. Oh, vedremo in futuro come sarà. Assolutamente no, il problema è societario esclusivamente. Il problema non sono né gli allenatori né i giocatori, il problema è assolutamente societario. Il signor Zamparini ha fatto il suo tempo, è meglio che ceda la società in maniera dignitosa, in maniera tale che dia una dignità anche a questa città, perché effettivamente un Palermo in questa condizione in Serie A è vergognoso. Meglio un Palermo in Serie C ma con dignità, piuttosto che un Palermo in Serie A in queste condizioni. Buongiorno, dopo la partita contro il Napoli. Raffreddatissimo. Una donna. Non mi interessa. Vorrei essere ottimista, ma non ci riesco. Non vedo nei giocatori grande determinazione. Il nuovo tecnico magari farà tutto il possibile, ma nei giocatori non vedo grande determinazione. Colpa soprattutto della società, del presidente, chiamiamo la cosa con loro no. No, ma non mi sembrano determinati, grintosi, perché bisogna lottare, ma almeno poi dico, poi può anche darsi che si può cambiare idea tra qualche settimana vedendo come reagiscono all'ennesimo cambio di allenatore, ma al momento non riesco ad essere ottimista. Mai visto una partita di calcio. Non so neanche cosa sia il Palermo. Partita contro il Napoli, secondo lei il Palermo si può salvare? Come? Secondo lei potrà dare una mano alla squadra per salvarsi? Chi? Ma come salvarsi? Si salva solo il Palermo, non è che si salva col novellino. Salva, se teneva Gioacchino, allora magari forse il Palermo andava più in alto. Quindi Novellino non darà quella spinta necessaria, secondo lei? No. Novellino, Iachini, è la squadra che non va. Non sono tutti dei blocchi, mancano alcuni componenti, la squadra è incompleta, questo è il problema. Io non è che ho fiducia nella salvezza del Palermo, è che meno male che c'è il Frosinone e il Carpi, perché se non c'era il Frosinone e il Carpi, il Palermo era già in Serie B, direttamente. Cioè, comunque, ce la fa perché, appunto, per questo motivo. Novellino, come l'ho reputo, un buon allenatore? Capace di poter salvare la squadra. Ma vediamo come sarà, perché tutto questo. Boh, vedremo. Ma contro il Napoli ha visto il miglioramento, se non c'è il rigore la partita era pure. Poteva anche vincere il Palermo, perché era una partita di 0-0. E questo è basta. Secondo lei Iachini ha fatto bene a dare le dimissioni? Per dignità personale sì, perché si era arrivato al punto che veramente Zamparini non parla, straparla. Cioè, dopo lui che l'ha fatto venire, cosa? Dopo la partita con l'Inter si lamenta, attacca, che è una vergogna il gioco. Non poteva fare altro Iachini. Iachini non ha fatto niente quando è rientrato. All'inizio aveva un bel gioco, alla fine che è rientrato ci ha peggiorato di più. In linea di massima nel precedente periodo sì, ma dopo tutte queste vicissitudini obiettivamente mi è apparsa una forzatura. Ma Gioacchino ha fatto bene andarsene, perché giustamente non si possono vedere tutte e due. Ora ci sono due trasferte, Empoli e il Chievo a Verona. Secondo te qualche punto si potrà fare in queste due trasferte? Penso di sì. Magari col Chievo, con l'Empoli. Dai. Ma guardi, per un pareggio io ci metterei la firma. Sarebbe importante anche, forse soprattutto da un punto di vista psicologico. Sarebbe pure la sconfitta, dico, facendo scongiuri. L'Empoli non è l'Empoli di inizio stagione, ma l'Empoli ha avuto una fase calante, ha un paio di partite che non gioca come all'inizio. Mentre il Chievo oramai è salvo, è appagata, non ha nessuno stimolo, cioè il Palermo ci va col coltello tra i denti e potrebbe fare i punti. Il risultato a Empoli, secondo me, vinceremo la partita, perché Novellino è un buon allenatore.
io auspico, per non essere troppo, diciamo così, ottimista, almeno un pareggio in entrambi i casi. Ma col che vuoi, me la vado a vedere pure io, vinceremo. Ha detto Mussolini, vinceremo. E vinceremo veramente col che vuoi. A meno che non andiamo a vincere a Empoli, perché ho fiducia a Palermo in queste partite. Vinceremo con l'Empoli forse, e vinceremo col che vuoi. Prendiamo questi 6 punti che sono preziosi per noi. Con l'Empoli potrebbero esserci 2 novità, Cristante a centrocampo. Il Novellino sta pensando a lanciare il giovane Bentivegna. Secondo lei questi 2 giocatori possono dare più qualità alla squadra? Certo, dico, peggio di quelli che ci sono, tipo in attacco, ben venga Bentivegna, anche se non è che nel Como neanche giocava titolare, che era in prestito. Possiamo solo sperarlo. Io penso di sì, perché Novellino farà un schema 4-3-1-1. Con Girardino magari Vacquez si informa, quando è in giornata non c'è nessuno che può portare la Vacquez. Può essere. No, può essere. Sì. Ma visto che sono praticamente dei debuttanti, potrebbero metterci un pochettino di cuore. Quindi da questo punto di vista, secondo me sì. Fermo restando quello che ho detto prima. Dico, 2 forse non possono, però dico gente più motivata, più... E quindi questo. Era ora comunque che si svecchiasse un pochettino la squadra. A livello di campo, secondo lei la squadra in queste condizioni si può salvare? Ma se c'è, diciamo che abbiamo le dirette concorrenti che non stanno meglio di noi, quindi questo potrebbe giocare sicuramente a nostro vantaggio. Sulla scorta di questo sicuramente ci potremmo salvare. Palermo non è squadra. Un cap non ha l'energia di superare a noi, secondo me. Invece secondo me sì, è una bella squadra. Ha avuto degli assenze questa settimana, per questo appunto ha fatto il calo col Carpi. Entrambi allo stesso modo, perché sono con l'acqua alla gola e lottano, però quindi li metto sullo stesso piano come pericolo per il Palermo. Innanzitutto pensiamo a salvarci, poi bisogna rifondare la squadra. Ci sono chiaramente problemi di spogliatoio, quei problemi che hanno portato all'allontanamento di Ballardini, di cose, quindi qualche elemento se ne deve andare e ripartire anche con gente giovane, inesperta ma comunque motivata, che abbia un minimo di gioco, di tecnica e di talento. Secondo lei Tacopina alla fine riuscirà a trovare Tacopina, l'imprenditore americano che è interessato all'acquisto del Palermo? Zamparini ha contattato questo imprenditore per cercare qualcuno che possa acquistare il Palermo alla fine della stagione. Secondo lei alla fine ci riuscirà? Ma penso che io, se dovessimo stare noi, se dessimo 5 euro a testa a Palermo, prenderemo la squadra e ce la teniamo noi. Non è che la dobbiamo vendere agli altri, che sono arabi questi. Americani. Sono americani. E gli americani ancora avanzano qui, ce li sono altri. Perciò noi stiamo pagando un debito quando c'era la guerra con gli americani, che ancora non abbiamo finito il debito. Prima leviamo questo debito e poi ci facciamo la squadra noi. E noi che possiamo mettere come la banca i debiti che noi abbiamo con l'America, e quello si prende la squadra e ancora abbiamo debiti. Pensiamo a prendersela noi da Palermo, che è meglio. A meno si prende qualche palermitano che gioca sulla sua città, e questa è una squadra che deve giocare la sua città, e i giocatori ci sono qua a Palermo. E che lui non vuole prendere un palermitano, non lo so perché, forse ce l'ha con i palermitani, perché se c'è la squadra, e qua ci sono un sacco di giovani che giocano a pallone, che fanno venire e va la lucidità a giocare, insomma giocano bene, ci sono i giocatori qua a Palermo, ci vogliono i giocatori rosanero del sangue e rosanero la città di Palermo, questa è la vera squadra. No, tutti austriaci, americani, uno di qua, uno di là. Insomma, facciamo una squadra completa noi e vediamo dove arriviamo. Arriviamo anche in Serie A, perché qua ce l'abbiamo. La terra è la terra promessa dei giocatori.
Ma se c'è una volontà ben precisa, se questi imprenditori vogliono sposare non solo, diciamo, le ambizioni di una società qual è Palermo Calcio, tutto come, ma soprattutto le ambizioni di una città metropolitana europea che vuole fare un salto di qualità, penso proprio che questo potrebbe giovare sicuramente a tutti quanti. E perché no? Specialmente se sono italo-americani, sempre più vicino alla nostra mentalità. Tipo un Pallotta per la Roma, insomma, sì, perché no? Finora Zamparini da questo punto di vista non ha ottenuto grandi risultati. Sceicchi, va bene? Stiamo a vedere, insomma, vediamo se si trova qualcuno. Potrebbe essere, insomma. C'era una volta un'ultima possibilità che era saputo e purtroppo non si è concretizzata. Sarebbe stato l'ideale, praticamente un grosso operatore economico di origine siciliana, Montelepre, insomma, sarebbe stato l'ideale. Non si è potuto concretizzare. Stiamo a vedere.